Ciao a tutti! Piccolo video, piccolo, non so quanto sarà piccolo, vabbè, insomma, proviamo a farlo piccolo. Video acquisti con un insieme degli ultimi acquisti che ho fatto in questo mesetto, quindi insomma, roba mista. Scusate che c'è la miscia che ovviamente si smuove qua e là. Allora, prima fra tutti vi faccio vedere queste due matite biologiche. Sono una matita occhi e una matita labbra. La marca è Lady Lia? Lia? Non lo so, ora ve la faccio vedere. Si chiama Lady Lia Biologica. Vabbè, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Forse sì. Eccoci. Questa qui è la marca. È una marca italiana. Sono prodotti made in Italy e sono biocertificate. Eccolo qua, il marchio della certificazione, per capirsi è quello identico alle matite di minerale puro. Non so se le avete mai provate. E la scrivenza più o meno è quella. Allora, io ho scelto la numero 625. Non ve la metto a fuoco il numero, perché sennò ci mettiamo tre quarti d'ora. Quindi è questo rosa. E questa qui, questo bluette, è questa per gli occhi. Quindi è un bel rosa in base fredda per le labbra, e quell'altra è un bellissimo blu elettrico. Le ho provate per ora una sola volta. Questa per le labbra l'ho usata su tutte le labbra e poi un pochino di burro di cacao sopra. E il colore mi è piaciuto, da ora non c'ho niente, quindi comunque il colore mi piace moltissimo, e abbinata anche con quest'altra blu sugli occhi, secondo me fa un bel effetto. Questa sugli occhi non ha una scrivenza esagerata, però vabbè, direi che il colore è molto bello. Messa sul contorno dell'occhio esterno il colore si vede molto, all'interno non scrive un tubo. Ma se scaldata un pochettino con un accendino, anche all'interno scrive bene. L'inci è buono, non l'ho controllato tutto, però mi sembra più o meno tutto verde. E non vi ho detto, quella blu è la numero 382. Ora magari provo a farvi vedere i numeri, ma penso che vi fidiate. Ecco qua. Forse ce l'abbiamo fatta, boh, vabbè, vedremo. Carine, le ho pagate 3,90 € l'una e le ho trovate, ecco, in un negozietto di quelli cinesi. Quando ho visto biologico, ovviamente il prezzo, no, è più alto rispetto allo standard delle cose che hanno. Però so che addirittura alcuni cinesi vendono anche l'Astra. E niente, quando ho visto queste matite biologiche, comunque prodotti in Italia, certificate, diciamo che mi sono fidata. Per ora le ho usate solo una volta, non mi hanno dato alcun fastidio, quindi credo che insomma siano delle matite piuttosto valide. Questa marca non la conoscevo, e hanno solo queste matite, hanno, ecco, altri colori, però non avevano altri trucchi biologici. Comunque carine, vi saprò dire di più. Poi, allora, questo non è un acquistino, ma è un regalo della mia mamma. Ed è un mascara della Farmaderve, che è una ditta erboristica ottima. Eccola qua. Questo qui è un mascara a sguardo magnetico ultra tenuta Absolute Black, testato contro il nickel, inci di tutto rispetto. Sono 8,5 ml. Vi faccio vedere lui. Questo qui è la confezione. Ha di carinissimo lo scovolino, che è... aspettate, mi serve l'altra mano, se no non metterò mai a fuoco. Ecco qua, ha lo scovolino leggermente incurvato, quindi aiuta ad incurvare un pochino le ciglia. Il colore è molto carino, separa bene le ciglia. Il colore mi piace, l'unica cosa è che non dà questo effetto volume panoramico, però devo dire che mi è piaciuto. Secondo me per un trucco da giorno tranquillo e sereno ci sta. Per occhi sensibili, ultratenute, a ciglia più forti. In questo periodo infatti sto cercando di utilizzare mascara che abbiano un inci buono o comunque un certo potere rinforzante. Sto usando quello della Planters,
che è molto corposo, quindi è abbastanza difficile da stendere, mentre questo qui invece per ora, vabbè, l'ho provato solo un paio di volte, con questo mi sto trovando benissimo. Il prezzo si aggira intorno ai 18 euro, una cosa del genere, quindi neanche una cifra elevatissima per un mascara comunque bio, veramente con un inci buono. E l'ho provato sia con gli occhiali che con le lenti a contatto, non mi ha dato alcun problema. È senza parabeni, senza tela, senza siliconi, quindi insomma non è, diciamo, è adattissimo, ecco, per occhi sensibili o comunque per portatrici di lenti a contatto che magari non vogliono esagerare. Poi invece oggi sono stata da Upim e c'erano degli sconti sul trucco. C'era il 20% di sconto su alcuni marchi, tipo Rimmel, Maybelline, L'Oreal. C'era qualcos'altro? Vabbè, non me lo ricordo. Comunque c'erano vari sconti e ne ho approfittato solo per una cosa perché le altre cose non erano in sconto. Ho voluto prendere un altro lip stain, quindi un'altra tinta per labbra della New York Color, che è questa qua. Io ne avevo una rossa, ecco qui. Questa qui è un nude, senza che cerco di mettervelo troppo a fuoco, ve lo dico io il numero. Ehi, ve lo dico io se lo trovo. Si chiama Never Ending Nude ed è il 492. Eccola qua, ora ve la faccio vedere, così poi non la leverò mai più dalle mani. È un bel marroncino nude, che poi eccola qua, è chiaro, ovviamente più volte lo ripassate poi più il colore sarà intenso, secca le labbra a bestia come tutte le tinte per labbra. Devo dire che con quella rossa mi ero trovata bene, non le uso tutti i giorni, le uso in casi particolari, però volevo, ecco, un colore più portabile, ecco, magari da usare un po' più spesso. Io ci riprovo a mettervela a fuoco, però non dite che non mi sono impegnata. Vabbè, se proprio non siete un tubo ve lo scrivo. E questa qui l'ho pagata. Aspettate che qua c'ho lo scontrino, quindi posso essere più precisa. New York Color 3,99? Ah, pensavo di più. Vabbè, dovrebbe essere 3,99. Forse a prezzo pieno costa 5 qualcosa col 20% di sconto? No, non lo so. Non, perché qua non lo dice dello sconto. Comunque, l'ho pagata 3,99 euro. C'era in tante altre colorazioni, però ecco, quella che mi piaceva di più era quella rossa e questa nude che volevo provarla. E pure qua vi saprò dire usandola. Poi sono stata attratta dallo stand Essence, che per una volta nella vita ho trovato bello ordinato, tutto preciso, con cosine nuove che non avevo mai visto. Ho preso il pennello, che però non è, questo non credo sia nuovo, l'eyeshadow brush, quindi il pennellino per ombretto, quello stupido, quello normale, piattino, morbiduccio. Eccolo qua, è questo qui. I pennellini della Essence costano 2 euro e secondo me valgono parecchio, si lavano tranquillamente. Io ne ho altri, li ho lavati, sciampati per tante volte, non hanno perso un pelo, non scaricano il colore. Buoni, carini, rimangono nella loro forma, non diventano cose strane, tutti spanciati. Niente, carino. E questo costava, ovviamente Essence non mettono mai, no, mettono solo i codici, però questo dovrebbe essere 1,99 euro, quindi un paio d'euro. Se vi capitano pennelli della Essence, io ve li straconsiglio perché secondo me sono più che validi. Poi, nuovi Stay All Day, ho trovato, i nuovi due colori sono questo qui, che è un rosa, e si chiama 09 For Fairies, per le fate. Che fantasia che hanno. Che fantasia. Allora, e quindi è questo qui. Ora ve lo faccio vedere. Sulla manazza. Voilà. Si vede? Diciamo che forse qualcosina si vedrà.
Ecco qui, è un rosa e a seconda, forse lo vedete meglio qua, è un rosa che a seconda di come ci batte la luce tende all'oro o al rosa. Molto carino. E l'altro colore è quello viola che mi ha portato Ilaria circa un mese fa da Berlino. Quindi insomma mi pare di capire che ovviamente in Germania le novità escono prima oppure boh, a Roma arrivano tardi o ci sono andato io L'ho tardi, non preso lo so. perché di questi Stay All Days ne ho 4 o 4 o 5 e mi ci trovo divinamente, li uso come base, li uso da soli, durano una vita, durano tutto il giorno, non vanno nelle pieghette, c'è dentro lo schifo dello schifo, però se sai che esci la mattina e la sera torni e vuoi che il tuo trucco rimanga perfetto, fanno veramente il loro lavoro. Eccoli qua, quindi se vi capita di trovarli per la modica cifra di 3,90 o 3,90 o 3,49, ma forse 3,90, non mi ricordo, vabbè. Comunque, per massimo 4 euro, devo dire che questi ombretti in crema stravalgono il loro prezzo. Poi, novità, 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 non so se è una novità o comunque non l'avevo mai visto, non l'avevo mai provato, ho trovato i pigmenti della Essence. Sono degli scatolini piccolini, sono da Greta, levati. Sono eccolo, 1,8 grammi. E questo è lo 08 e si chiama Farb Pigmente. Magari ve lo scrivo, è inutile che ve lo metto. Ah no, aspettate però, perché lo 08 però il nome è Cop and Copper. Vediamo se qua sotto è piccolissimo, non riuscirò mai a farvelo vedere, però questo può darsi che... Vai cara, ce la puoi fare. Io non lo so perché non vedo niente, quindi... Non ho l'anteprima davanti, quindi non ho idea, se si vede o no. E cosa ho scelto? Ho scelto un color rame. Perché, come vabbè, qualcuno sa, il mio periodo bronzini, rame, cose del genere. Ora io ho già levato la pellicolina sopra perché sono curiosa come le scimmie, quindi dovevo per forza levarla. Ora, per non sporcarmi il dito, proviamo a metterlo. Vabbè, vado. Finirò il video tutta la spot. No! Greta, sparisci! No, no! Scusate, ma c'è il gatto che stava giocando col cosino, me lo faceva rovesciare tutto. Greta, mannaggia a te. Ma che luce schifida che c'ho. Ovviamente io faccio i video di sera, però. Greta, dobbiamo giocare con tutte le mie matite? Che si vede qualcosa? Boh, mica lo so. Comunque, è un color rame meraviglioso e forse l'ho messo anche poco. Niente, la mia matita bio ormai è diventata il suo giochino. Greta, lascia stare la mia matita, eh. Cioè, gli fai anche l'agguato. Vediamo un po'. Ecco, così lo esagerò. Niente, stava facendo un... forse così si vede. È un color rame, un vero color rame. Bello, chiaro. Un bel bronzo con tanto rosso dentro. E quindi rame. Bello. Vediamo da lontano, si vede meglio? Non lo so. Vabbè. Ah, forse sul ditino? Niente, sta uccidendo qualsiasi cosa ci sia in giro. Va bene. Comunque, rame molto carino. Il costo di questo deve essere... Ma io c'ho dei prezzi in più. C'è qualcosa che non va. 2,99? 3,49? Scusate, ma... Ho un dubbio. Essence 1, 2, 3 cose. Ah no, sì, giusto, scusate, niente. No, quindi vi dico, secondo me lo Stay All Day dovrebbe costare 3,49, mentre i pigmenti 2,99 euro. Sì, credo di aver fatto un delirio con i prezzi, ma dovremmo esserci. Quindi insomma intorno ai 3 euro questi pigmentini e ci sono dei colori fantastici, cioè c'erano un bluette tipo la matita che vi ho fatto vedere prima. Un fucsia accesissimo, un viola, un arancione, sì, viola ve l'ho detto, un arancione. Poi c'era... Niente, non c'è niente da fare, innamorata del pigmento. Madonna, forse perché è di colore uguale a te? Ecco qua, il colore del pigmento è più o meno il colore suo. Mostro? Saluta. Vai.
Insomma, colori bellissimi. E poi ho visto anche le giarrettine vuote. C'è un pacchettino con due giarrettine. Se uno vuole mischiare i pigmenti e crearsi, ecco, magari delle colorazioni più personalizzate. Comunque, basta, ho finito. Ah, no. Ok, tipo il bagno L'ultima dello cosina. smalto, quello lì che apri, metti il ditino. Shakeri. L'odore è devastante. Mamma mia. Shakeri dentro il ditino. Fai. E il ditino esce fuori senza smalto. Evviva, rapido, veloce, indolore. E direi che basta. Questi erano i miei acquistini di questo periodo. Ah, poi ho preso una nuova candela d'IKEA, non penso che vi interessi un granché, però queste qui sono piccoline, vengono 1 euro, durano 17 ore e hanno un profumo. Sembra ammorbidente, secondo me sa proprio di pulito. Ora non so, accesa magari fa schifo, però come profumo è buono. Se capitate d'IKEA e così siete in cerca di candele, adesso che magari viene un po' di freddo, almeno speriamo che arrivi un po' di freddo. E la candelina fa compagnia, è carina. E questa profumazione non l'avevo mai provata. Stavo cercando di decifrare che cosa vorrebbe essere. Ci sono dei fiorellini bianchi che non capisco. Gelsomini? No, non mi sembrano gelsomini. Non lo so, non ce lo dicono. Aiuto, mi strozzo. No, non ce lo dicono. Vabbè. Comunque, c'è il fiorellino bianco, sono quelle piccine, esiste solo in questa profumazione, o almeno io ho visto solo questa profumazione. Ma non è detto, insomma, che sia così. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!